Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno. Nel carcere di Pozzuoli è partito il progetto Le donne di dentro, voluto dal Comune di Napoli per garantire uno screening mammografico a tutte le donne, detenute e operatrici della più grande prigione femminile della Campania. Un piccolo ambulatorio mobile ad alta tecnologia permetterà a coloro che lo vorranno di sottoporsi all'esame diagnostico e conoscere in tempo reale il risultato dell'indagine, anche grazie al sistema satellitare di trasmissione dei dati che consente l'analisi e la comunicazione a distanza dei dati clinici. Qualora la visita evidenziasse una patologia o comunque un'esigenza terapeutica, sarà il personale medico dell'ASL Napoli 2 a prendersi cura delle pazienti. Noi utilizziamo lo screening per la prevenzione del carcinoma della mammella perché così abbattiamo notevolmente le mortalità per questo tipo di tumore e tenga presente che circa 37.000 casi nuovi all'anno abbiamo di carcinoma della mammella e se non ci fosse lo screening ci sarebbe un'alta mortalità. In linea di massima direi che in particolare presso questa struttura non si rilevano particolari criticità. Donne di dentro che, alle quali sicuramente è stata tolta la libertà, ma noi vogliamo sottolineare che la salute è la dignità dell'individuo e la conservazione dello stato di salute rappresenta sicuramente la tutela della dignità. Nel carcere femminile di Pozzuoli si registrano diverse iniziative a tutela della dignità e della qualità della vita delle oltre 200 donne recluse. Qualche giorno fa è stata inaugurata la biblioteca dell'istituto con 1.000 libri e una sala di lettura, mentre in un padiglione attrezzato la cooperativa sociale Lazzarelle coordina un piccolo laboratorio di torrefazione artigianale ove alcune detenute lavorano alla produzione del caffè.